Torino, 15 marzo 1948. Erano le 2 del mattino quando lasciai l'albergo Turin. Ponti fu magnifico il pianoforte e la piccola slava danzò mirabilmente a piedi nudi nel gran salone dell'albergo. C'era un grande vento gelido quando rincasai. Lungo la strada del ritorno si formò forte in me la convinzione che l'artista conosce intimamente la verità del creato, mentre l'uomo di scienza le si avvicina in modo maldestro. L'uomo che abbiamo visto in questa ricostruzione basata sulle pagine del suo diario personale è Gustavo Adolfo Roll, un uomo che ha fatto molto parlare di sé. Roll nasce nel 1903, figlio della ricca borghesia torinese. Suo padre fu uno dei fondatori della Banca Commerciale Italiana. Era conosciuto semplicemente come il dottor Roll di Torino. Divenne famoso per le sue straordinarie capacità paranormali che spaziavano dalla chiaroveggenza alla materializzazione di oggetti. Per oltre 60 anni ha ospitato nella sua casa di via Silvio Pellico a Torino capi di Stato, politici, scienziati, uomini di spettacolo e personaggi illustri. All'origine di queste sue capacità paranormali o possibilità, come amava definirle, c'è un'intera vita di ricerca, di esperimenti e di intuizioni che lo portarono a formulare quella che lui stesso definì la tremenda legge. Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura. Non scriverò più nulla. Lui è stato molto scioccato quando ha avuto questa sensazione, perché dentro di lui si è riorganizzato tutto il suo cervello, lì è successo qualcosa proprio al cervello limbico. In quel momento Roll scopre possibilità insospettate che gli consentiranno di modificare la materia, di plasmarla a proprio piacimento, grazie a una fortunata intuizione. La materia è energia. È il 1927. In quegli stessi anni i fisici stanno mettendo a punto la formulazione della meccanica quantistica, teoria scientifica rivoluzionaria che ridefinisce i concetti di energia e di materia e pone limiti insuperabili a quanto possiamo conoscere. 20 anni prima, grazie ad Albert Einstein, l'equazione più famosa della fisica, E=mc², aveva mostrato come materia ed energia siano equivalenti. Mentre Roll parla di materia fatta di energia, la meccanica quantistica introduce il concetto di quanto di energia. Questa è solo la prima di una serie di circostanze che legheranno Roll alla scienza dei quanti, seppur fra alterne vicende e incomprensioni. Mi rendo conto di agire d'impulso, in uno stato d'animo che mi viene improvviso e che non so spiegare. E così ho sperato che fosse proprio la scienza ad aiutarmi a riconoscere e codificare queste mie sensazioni, che sono certo siano possedute da ogni uomo. Purtroppo è stata quella stessa scienza a chiudere la porta che io le avevo socchiuso. La materia dunque è energia, non una cosa inerte, ma in continuo movimento. Si comporta come un proiettile o piuttosto come un'onda a seconda delle situazioni. È il fisico tedesco Max Planck, nell'ottobre del 1900, ad avanzare l'ipotesi secondo cui l'emissione e l'assorbimento dell'energia della luce e di tutte le altre forme di radiazione elettromagnetica è resa possibile esclusivamente sotto forma di pacchetti di energia, unità discrete denominate quanti. Vengono poste le basi di una nuova visione del mondo. È Albert Einstein, 5 anni dopo, a comprendere che quei pacchetti di energia sono reali.
La materia è quindi qualcosa di molto diverso da quanto si fosse pensato fino ad allora. Grazie ai contributi di Erwin Schrödinger e Niels Bohr, non si parla più di posizione di una particella in un dato punto dello spazio, bensì di probabilità che essa si trovi proprio in quel punto nel momento in cui effettueremo una misura. Applicazioni come i superconduttori o il laser mostrano che la teoria dei quanti è il modo corretto di descrivere il mondo in cui viviamo. L'equazione fondamentale della meccanica quantistica porta direttamente alla struttura della tavola periodica degli elementi di Mendeleev, vero e proprio alfabeto grazie al quale la natura crea noi esseri umani e tutto quanto ci circonda. È senz'altro vero che la materia è energia, è possibile influire con la sola mente sulla realtà fisica. Diciamo che non ci sono prove di tutto ciò, stiamo parlando di scale talmente diverse. In un caso stiamo parlando di una scala macroscopica in cui tutti noi viviamo, nell'altro caso stiamo parlando di meccanica quantistica che parla di pochi oggetti microscopici. Quello che si può fare è usare l'intuizione fisica costruita per... Ma questo prevede un'estrapolazione dal microscopico al macroscopico. Non siamo assolutamente in grado di controllarla sul serio. La meccanica quantistica è una teoria molto particolare perché sostanzialmente dice che quello che noi possiamo sapere del mondo non è certo, ma è in qualche modo determinato da probabilità. Le particelle subatomiche, a seconda delle cose che facciamo loro fare, si comportano come si comporta un'onda oppure come una particella. Come una pallottola. La materia è spirito, ma non ha raggiunto la sua piena evoluzione, appare ancora come materia. In realtà questa è la visione del Vedanta. Non esiste niente, quella che noi chiamiamo la realtà è puramente una forma. È una forma immersa in una dimensione più grande, che gli dèi vedono come vuoto, come vacuità, come... è il tutto. La materia è spirito, tutto è spirito, è tutto spirito, solo che quello dell'uomo è spirito intelligente. Più approfondisco i miei studi e i miei esperimenti e più mi convinco che la natura è energia, movimento. Tutta la materia, proprio perché è energia, risponde a leggi che ne regolano l'evolversi. Per mezzo delle opportune vibrazioni è possibile agire sulla materia, trasformandola di fatto da energia densa a energia sottile. Si usa dire che il nucleo dell'atomo è come la capocchia di uno spillo nella cupola di San Pietro, dove la cupola di San Pietro sarebbe costituita da una nuvola di elettroni che vagano in uno spazio vuoto. La materia, a occhio nudo, così solida e compatta, è dunque in realtà fatta soprattutto di vuoto. Come abbiamo detto, la meccanica quantistica è una teoria che spiega perfettamente la dimensione microscopica del mondo e il comportamento delle particelle, compreso tutto questo spazio vuoto di cui non ci eravamo mai accorti prima. Un'altra idea rivoluzionaria della fisica quantistica è che vi sono limiti fondamentali e invalicabili a ciò che la scienza può conoscere della realtà. Il padre di questa sconcertante scoperta è Werner Heisenberg. Secondo il suo principio di indeterminazione, non è possibile conoscere la posizione esatta di una particella e al contempo la sua velocità e nemmeno conoscerne con esattezza l'energia in un momento preciso. Da questo principio discende un concetto ancora più profondo. L'atto dell'osservazione perturba il sistema osservato, interferendo sul risultato della misura. È come se Dio non avesse disegnato la realtà con una linea pesante, ma si fosse limitato a un lieve tratteggio delle infinite potenzialità. L'unica certezza è l'incertezza. Ciò che si riesce a percepire della nostra vita non è che una minima parte della realtà. Che esiste una dimensione diversa e che noi ci limitiamo, diciamo, a vivere in un recinto. Il mondo dello spazio e del tempo, come l'abbiamo conosciuto al tempo dei miei nonni, non esiste più. Era un'ipotesi di lavoro. Oggi ci sono altre ipotesi. Probabilmente quella della quantistica non è neanche l'ultima.
l'universo è fatto per la maggior parte di qualcosa che è stato chiamato energia oscura o materia oscura. Al di là delle stelle, delle nebulose, dei gas interstellari, la grandissima parte dell'universo è fatto di cose che ancora non sappiamo bene che cosa siano. Quando si parla di osservatori in meccanica quantistica, una delle possibilità è parlare di un oggetto tipo questo. Questo è un filtro polarizzatore. Quando un fotone che vibra obliquamente incide sul polarizzatore, se passa dall'altra parte, quando passa dall'altra parte vibra in maniera verticale. E questo è il risultato di questo oggetto. Non c'entra niente la mia percezione, non c'entra niente il mio spirito, non c'entra niente la mia mente. La scienza non dà certezze. Ciò nonostante sono il meglio che abbiamo. Il principio di indeterminazione di Heisenberg non ti dice che tu non puoi conoscere la posizione, ti dice che non c'è la posizione. È il sistema che non ha una posizione, la acquisisce quando l'osservatore la misura. Dietro il mondo visibile vi è un mondo invisibile che si nasconde ai nostri sensi e al pensiero legato a essi. Io ho compreso che l'uomo, sviluppando certe facoltà che dormono in lui, può penetrare in questo luogo nascosto, il mondo dell'invisibile. Ognuno di noi è un iniziato, possiede dentro di sé la chiave della conoscenza. La magia fa parte della vita di ognuno. Uno degli aspetti più affascinanti e misteriosi della fisica quantistica è il fenomeno dell'entanglement, detto anche correlazione quantistica. Due particelle in questa condizione sono legate fra loro in modo talmente intimo e ingarbugliato che una volta separate una sollecitazione sulla prima influisce sullo stato della seconda, indipendentemente dalla distanza a cui si trovano. La correlazione quantistica mette dunque seriamente in discussione il nostro concetto di realtà. Siamo abituati a concepire il mondo come qui e ora, con il qui distinto dal là, quando invece sono ormai dietro l'angolo tecnologie come il teletrasporto quantistico che dimostrano come il mondo sia fatto di ovunque e di interconnessioni. È facile capire come questo fenomeno si ponga quasi al confine tra la fisica e la metafisica. Non è un caso che lo stesso Einstein fosse profondamente a disagio nei confronti di quella che definì una fantasmatica azione a distanza. Per contro, l'entanglement ha stimolato la fantasia di molti artisti ed è alla base di numerose opere di fantascienza, così come delle riflessioni di molti mistici. Il concetto per cui siamo tutti interconnessi e la dimostrazione della non località di queste relazioni rende più sottile il confine tra osservazione scientifica e fede. Io con questo dimostro che esiste un nesso comune e costante fra tutte le cose avvenute, che avvengono e arrivano. Tutte le cose si mantengono indipendenti e nello stesso tempo dipendenti. Lui era in anticipo sul tempo, non poteva essere capito. Può capirlo solo una persona che ha fatto delle esperienze trascendenti, diciamo, perché tutto è connesso. Trovo così giusto che nella Bibbia si parli di sapere sapienziale, che non ha niente a che fare con quello che sai attraverso la cultura, attraverso la ragione. Ma quale ragione? È così stretta la ragione. Ecco perché i grandi spiriti parlano di intuito. Se le leggi fondamentali sono completamente deterministiche, ci sono due possibilità. Il soggetto come entità fisica
non rispetta del tutto le leggi fondamentali della fisica, ma per esempio obbedisce a delle leggi che stanno a un livello superiore, che è un po' la risposta spirituale, diciamo. Oppure noi siamo un assemblato di sistemi fondamentali e quindi dobbiamo, come tutto quello che vediamo intorno, obbedire alle leggi fondamentali. Einstein aveva torto. La realtà ha degli aspetti intrinsecamente casuali e la realtà è non locale. Ecco, il teletrasporto è un qualcosa che è stato realizzato a livello quantistico. Non è proprio il teletrasporto di Star Trek, ci sono delle analogie ed è stato fatto su raggio ormai, credo, di decine di chilometri. Siamo tutti connessi gli uni con gli altri. Gli esseri umani, ma anche gli animali, non sono separati. Questo legame non è interrotto neppure dalla morte. Le connessioni passano attraverso la parola. Nella realtà vi è un disegno e un disegnatore. Io mi considero una grondaia che convoglia la volontà di questo disegnatore. In quei particolari istanti di contatto con il divino, io vedo le cose come dalla cima di una montagna. La morte non esiste. Il caso non esiste. Sono certo che quando gli uomini comprenderanno queste cose, avranno finalmente coscienza del fatto che ogni singola azione ha una ripercussione sul cosmo. Con queste parole di Gustavo Adolfo Roll si conclude idealmente una riflessione sulla realtà e la metafisica durata decenni. Ma chi era dunque il dottor Roll? Un mago, un guaritore, un illuminato come tanti altri mistici, santi e studiosi di esoterismo in Oriente e Occidente prima di lui? Era veramente la grondaia che convogliava energie provenienti da un altro piano di realtà? Sicuramente era un grande uomo di cultura, prima letteraria, artistica e poi mistica, che vivendo in un tempo di grandi scoperte scientifiche riusciva a intuire alcuni dei meccanismi della natura partendo da un approccio speculare a quello dei fisici e dei matematici. Questo suo andare attraverso lo specchio ha attirato su di lui curiosità e critiche. Ma tra Roll e la scienza del suo tempo non ci sono contrapposizioni, piuttosto convergenze, su una comune spiegazione della realtà, attraverso due strade diverse. Una legata alla fisica, l'altra alla metafisica e alle tradizioni mistiche. È nel momento dell'intuizione che appare evidente il punto di contatto tra scienza e mistero. Quando sento parlare dei cosiddetti fenomeni paranormali, alcuni episodi ricordano caratteristiche del mondo subatomico. La comunità scientifica mantiene quello che io considero un giusto scetticismo nei confronti dei cosiddetti fenomeni paranormali. Diciamo che nel caso della meccanica quantistica sono stati condotti e ripetuti esperimenti che hanno confermato, veramente mi verrebbe da dire, oltre ogni ragionevole dubbio, che la natura si comporta in quel modo. Che l'atto dell'osservazione incide sullo stato delle particelle. Questo, almeno quanto ne so, non è stato possibile farlo nel caso di Roll. Però, ecco, chissà. Secondo me la scienza è metafisica. Tutta la storia della scienza è rosicchiare terreno, costruire strumenti per erodere posizioni alla metafisica. Pensate alla cosmologia. La cosmologia fino agli inizi del Novecento era teologia, non c'era niente di quasi niente di scientifico che uno potesse dire sull'universo veramente. Sì, sono due strade parallele, però sono la stessa strada. Non arrivi attraverso la ragione, ormai è un altro il binario del capire, del conoscere. Bisogna affacciarsi a un mondo nuovo.
È quello che aveva fatto Gustavo. Io non ho conosciuto altre persone di questo tipo se non attraverso i maestri indiani. Loro sì che erano andati oltre. Sono convinto che in futuro la scienza scoprirà lo spirito e il presunto dissidio fra scienza e fede sarà definitivamente superato. Allora l'esistenza spirituale verrà considerata un ulteriore gradino nella scala dell'evoluzione. Auspico un diverso modo di intendere la scienza, che non dovrà più essere separata da filosofia e religione. Un diverso approccio alla natura, una maggiore vicinanza a Dio.